Possiamo sedere per raccogliere qualche spunto dalle letture che abbiamo ascoltato e che ci aiutano a comprendere anche questo momento che oggi, ecco, segna il passaggio importante con il giuramento per questi giovani che ringraziamo sentitamente. Lo stesso Santo Padre è molto lieto e grato per voi che vi unite agli altri fratelli della Guardia Svizzera per continuare questo servizio di custodi del Santo Padre, ma custodi anche di questo luogo. Abbiamo ascoltato Paolo Saulo, giovane pieno di zelo e desideroso di fare qualcosa per la sua nazione, di fare qualcosa perché la fede dei padri non venga tradita, e mette se stesso, tutto se stesso in questa opera per cercare di arginare la nuova religione, il nuovo annuncio che sta percorrendo le strade della Palestina. Ed è bello, penso, vedere come Paolo, toccato dalla grazia, raggiunto da Gesù, metterà poi a servizio del vero re, del regno di Dio, metterà a servizio suo questa sua passione, questo suo fervore. Tanto che Paolo poi sempre sarà raffigurato con la spada a significare quella parola che poi ha annunciato, che poi ha proclamato e che ha reso anche più comprensibile, più intelligibile a noi tutti. E credo che ci sia un passaggio importante che anche per voi, ma per tutti noi, per voi giovani, ma per tutti noi, va colto. Perché a un certo punto, nella lettura degli Atti degli Apostoli, viene riportato questo dialogo tra il Signore e Anania, il quale c'è questa frase: io l'ho scelto. Ecco, credo che sia importante che anche voi e noi tutti ci sentiamo così scelti. Noi mettiamo a disposizione le nostre energie, le nostre risorse, quello che siamo, perché Lui ci ha scelto. Ci ha scelto da sempre, ma in particolare continua a sceglierci, ci sceglie oggi, vi sceglie, perché voi possiate mettere a servizio la vostra esistenza, le vostre capacità, il vostro fervore, possiate metterlo a servizio del vero Re, del Regno. Lui ci ha scelti perché annunciamo il suo nome, annunciamo che lui è colui che discende dal cielo, che è disceso dal cielo e, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, si fa carne, sangue, dato per noi. Lui, il vero pane disceso dal cielo. E noi siamo chiamati
anche attraverso le prove che la vita ci riserva, ci riserverà. Siamo chiamati a fare la stessa cosa, cioè a diventare anche noi carne, o meglio, mettere a disposizione la nostra carne, il nostro corpo, noi stessi, metterlo a disposizione perché altri vivano. E in particolare nel giuramento che presterete, questo è il senso anche di quello che direte, e cioè noi mettiamo a disposizione noi stessi perché il Papa viva, perché la Chiesa continui a vivere e a splendere, come i vostri predecessori hanno fatto, di cui questi predecessori di cui onoriamo la memoria e di cui voi onorate la memoria continuando questa missione qui. Come fare? Perché a volte potrebbe sembrare distante la testimonianza di Paolo o di Pietro da quella che noi siamo chiamati qui ad offrire al mondo, e voi in particolare vestendo anche questa splendida divisa. Potrebbe sembrare distante, ma in realtà quando il servizio che viene fatto con la fermezza che richiede, ma al contempo con il garbo, con la gentilezza, con quell'attenzione all'umanità che qui arriva da tutto il mondo, spesso arriva ferita, spesso arriva disorientata. Ebbene, se trova, come io vedo nei vostri compagni del corpo, delle guardie svizzere, quando trova, ecco, persone che sono qui a servizio nel loro ruolo, ma con quei tratti di umanità che ci dicono che è possibile essere uomini, donne, come Gesù è stato uomo. E cioè, appunto, compassionevole, tenero, servitore, per cui in ogni gesto, in ogni parola, se riusciamo a trasmettere quello che noi anche abbiamo ricevuto, e cioè che Gesù tanto è l'amore che nutre per noi, che è disposto a lavarci i piedi, a farsi mangiare da noi. Ecco, se riusciamo a testimoniare questo, anche con il sacrificio che è spesso un atteggiamento così profondamente umano, il sacrificio che poi comporta, ma se noi riusciamo a testimoniare questo, continueremo davvero la missione di Pietro, di Paolo, la missione di coloro che ci hanno preceduto, capaci anch'essi di dare la vita perché altri vivano, perché la Chiesa continui a vivere e il Santo Padre continui serenamente a portare avanti la sua missione. Grazie, e chiediamo a Dio di portare a compimento questa vocazione che ci ha dato, di essere cristiani di Cristo e quindi suoi testimoni. Lui ci ha scelto e Lui porterà a compimento questo se troverà i nostri cuori e le nostre mani aperte a ricevere il dono e a condividerlo con quanti Lui ci fa incontrare nel cammino della vita.